La preghiera regalata da Dio è migliore di quella preparata. Vale come avvertimento prepararsi alla preghiera, ma non preparare la preghiera. Prepararsi alla preghiera, non preparare la preghiera. Se noi siamo preparati alla preghiera, il Signore ci darà il dono della preghiera. È un dono ricevuto come profezia, è un dono ricevuto. Guai a quelle preghiere belle, ben fatte, che sono preparate. Quelle possono far esultare e dire ecco come hanno pregato bene, ma non agganciano alla vita, non edificano, non sono permeati dalla parola di Dio, quella data da Dio, data dallo Spirito, per colpire i cuori, agganciare la vita e trasformare. La preghiera deve essere trasformante. E la preghiera trasformante è quella data da Dio a chi si prepara alla preghiera, non per chi prepara la preghiera. Per prepararsi alla preghiera bisogna essere carismatici, pieni di Spirito Santo, aperti a Dio. Bisogna che noi siamo silenziosi, perché è nel silenzio delle potenze interiori che lo Spirito scende e ci dà la sua parola.